totale 12. Dove l'hai trovata? Poi ti spiego anche chi l'ha trovata e cosa ha fatto per loro la famiglia Leoni, e in più si è aggiunta la nostra Dalia Gallarino. Quindi tutti erano 13 quel giorno. Ma vediamo. Bello, 12. 12, guarda. Guarda qua. Famiglia Leoni. Il desiderio che vorreste così realizzare, una cosa che finora non siete riusciti ad avere, ad ottenere. Una grande tavolata al ristorante, tutti insieme, tutte 12, che sarebbe, anzi, 13 col marito anche di Chiara. 13 col marito di Chiara. Sarebbe favoloso. Mentre oggi... E allora, tutti al ristorante! La famiglia Leoni è in fermento. Per la prima volta, tutti e 12 andranno al ristorante. Un pranzo speciale, regalato dal direttore del quotidiano La Nazione, che dopo averli visti alla vita in diretta, ha deciso di intervenire ed esaudire il loro sogno. La mattina del grande giorno inizia come tante. Scappere. Ragazzi! Mamma Anna Maria annuncia la colazione ed i giovani Leoni, di primo mattino, sono già tutti euforici per quanto sta per accadere. Per oggi per pranzo avevamo previsto un pochino di pasta, che per noi vuol dire 2 chili di pasta condita con del pomodoro, 2 chili di pelati. Per secondo, una bella frittatina con 16 uova, perché siamo 12, e 3 chili di patate fritte. Ma tutto questo oggi lo rimandiamo, perché siamo invitati a pranzo. Oggi non c'è tempo per le faccende di casa, anche i turni in lavanderia possono attendere, mentre scegliere l'abito giusto richiede tempo, e lo sanno bene le donne di casa. Ma anche i maschi ne sanno qualcosa. Che bastonando, no? Brutti. Nel frattempo al ristorante tutto è ormai pronto, mancano solo loro. Ho fatto la mamma! Non solo la mamma, ma anche l'autista. Eccolo! Sì, è quello! Ad accoglierli al ristorante il dottor Carrassi. Buongiorno, io sono Carrassi, direttore. Buongiorno, grazie tante. Ma anche tanti, tanti regali inaspettati. Io vi auguro un buon appetito e grazie di aver accettato. Non ce la facciamo più. Luca e Anna Maria sono sposati da quasi 25 anni, tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Ci siamo riconosciuti in parrocchia e io mi sono innamorato lì e poi sono cominciato a andare di dietro, come si dice, alle nostre parti. E poi all'inizio lei non mi filava, poi da quanto poi anche lei ha visto che gli andavo dietro, dopo non ci siamo più lasciati e siamo... Io dopo la prima bambina il primo parto è stato traumatico e allora l'allattamento, il parto, la bambina che piangeva sempre, ero giovane, avevo 22 anni e non pensavo proprio di farne altri, no, non ne volevo più. E invece la famiglia è cresciuta, e come se è cresciuta. 10 figli, ma anche 10 paghette? No, noi abbiamo un cestino dove mettiamo una quantità di soldi, generalmente gli spiccioli che ci avanzano, e i ragazzi hanno la libertà di prendere quello che vogliono. E non si sa, per miracolo c'è sempre qualcosa lì, non finisce mai questo cestino. La condivisione, che è il nostro motto, ecco, diciamo, quella di aiutarsi l'un con l'altro e di condividere ciò che abbiamo, che ha di più da quello che ha meno. E così. Ciao famiglia Leoni, che bella idea che ha avuto il direttore del quotidiano La Nazione, Francesco Carrassi, di regalare insomma questa bella giornata. Certo, tempo di annoiarci, i genitori non ce l'hanno. Le flessioni.